Questa pittura d'affresco che Beato Angelico ci ha lasciato nel convento di San Marco a Firenze ci mostra come la cultura dell'umanesimo porti un cambiamento iconografico nella rappresentazione della Natività. Giuseppe non appare isolato e quasi addormentato, ma è inginocchiato come Maria insieme ad un bambino. Questo è posto al centro e non appare in fasci come da tradizione, sebbene il ritaggio dal periodo medievale sia rappresentato ancora come un piccolo uomo. Beato Angelico dimostra di aver accennato il proprio linguaggio gotico attraverso l'uso della prospettiva, dando vita a un'opera essenziale e realistica immersa in un religioso silenzio. L'opera fa parte di un ciclo di 44 celle affrescate da Beato Angelico nel convento di San Marco a Firenze tra il 1437 e il 1446. Oggi il convento è un importante museo fiorentino. Del fresco by Beato Angelico introduce us in iconography, Mary and Joseph are kneeling down and worshipping their child, who is no longer represented as one of the gods. Beato Angelico de Bi Hua Dai Biao De, Il Zhong Xin De Du Shang Zhi, Maria He Yosef Wu, Qu Shi Gui Zhi, Chong Man Ai Yi De Kan Zhi Wu Zai Yong Qian Bao De Yin Hai.